Il cambio delle marce, sapete a cosa serve, come funziona e quali sono i meccanismi che vengono messi in atto ogni volta che cambiamo marcia? Beh, vediamolo insieme. Benvenuti in questo nuovo video, parliamo oggi quindi di cambio. Vediamo innanzitutto qual è la sua funzione e poi vediamo per sommi capi come è formato. Allora, prima di tutto dobbiamo capire che in un motore a combustione interna la coppia motrice aumenta con l'aumentare dei giri, quindi ai bassi regimi la coppia è praticamente nulla, mentre salendo dei giri la coppia aumenta. Se avessimo un cambio con un'unica marcia, come per esempio avviene nelle auto elettriche, la coppia è disponibile sin da subito e già a bassissimi giri. E in un motore a combustione interna, come abbiamo detto, invece questa sale al salire del regime. Se avessimo quindi un cambio con una sola marcia, la forza che sprigiona il motore, la coppia che sprigiona il motore termico, non riuscirebbe a far spostare il peso dell'auto. In questo ci viene d'aiuto il cambio. Il cambio è formato da una serie di ingranaggi che vengono mossi su due alberini a seconda della marcia che selezioniamo. Fondamentalmente diciamo che un cambio, la funzione generale, che sia un cambio manuale o un cambio automatico, differisce di poco. Se stiamo parlando poi di un cambio automatico puro, lì è completamente differente. Comunque un cambio, per esempio quello a doppio rapporto, a doppia frizione come quelli di Volkswagen, o un cambio manuale, funzionano praticamente allo stesso modo. Quindi abbiamo per esempio un cambio a 6 marce, le prime 3 marce che demoltiplicano i giri del motore. Mi spiego meglio. I giri in uscita dal motore sono uguali ai giri in entrata al cambio, mentre i giri in uscita dal cambio differiscono a seconda della marcia innestata. Le prime 3 marce demoltiplicano questi giri, quindi se stiamo camminando in prima, seconda e terza, i giri in uscita dal cambio saranno minori dei giri in uscita dal motore. In questo modo la coppia può essere sfruttata meglio e si riesce a far muovere l'auto. In quarta marcia, solitamente la quarta marcia è quella che viene chiamata innesto diretto, cioè i giri in uscita dal motore, quindi in entrata dal cambio, sono uguali ai giri in uscita dal cambio. Se invece parliamo della quinta e della sesta e poi nei cambi automatici anche delle marce più alte, il cambio moltiplicherà questi giri, quindi i giri in entrata dal cambio saranno saranno minori dei giri in uscita. In questo modo cambia il rapporto tra entrata cambio e uscita cambio e l'auto può viaggiare, anche se la coppia in quel caso è minore, ma riesce a viaggiare comunque perché è già lanciata e quindi la velocità delle ruote può essere molto più alta di quella che potrebbe essere, che è quando invece stiamo innestando una marcia più bassa. Avete presente le bici con il cambio, con tante marce, insomma? E vediamo che c'è una corona davanti e un pignone dietro e cambiano la grandezza della corona e la grandezza dei pignoni. A seconda di dove si piazza la catena e quindi se viene allungata o diminuita la sua corsa e quindi cambia il suo rapporto, noi avremo marce che vanno più pesanti e sono quelle che ci permettono di andare più veloce, e invece marce che sentiamo che vengono demoltiplicate, quindi si va più leggeri e riusciamo ad affrontare le salite. E fondamentalmente è la stessa cosa. E a seconda della marcia che investiamo, noi stiamo demoltiplicando, quindi alleggerendo il pedale, o stiamo moltiplicando e quindi appesantendo il pedale. La funzione è praticamente identica. Nei motori elettrici il cambio c'è lo stesso, ma come vi ho detto è formato praticamente da due marce, una in avanti e una dietro. Il motore, la coppia motrice, riesce a sopperire potenza che serve, la coppia che serve per far muovere l'auto a qualsiasi regime, perché ce l'abbiamo praticamente subito pronta in ogni regime, quindi non ha bisogno di un cambio che venga moltiplicato o demoltiplicato.
In un camion del genere, per esempio, la cosa si fa ancora più complessa perché qui di marce possiamo arrivare ad averne addirittura 16 con un moltiplicatore messo anche nella parte posteriore del cambio, un moltiplicatore aggiuntivo. Quindi riusciamo a mettere 8 marce con, diciamo, senza l'azione del moltiplicatore, e poi per arrivare alle marce più lunghe invece viene messo in gioco il moltiplicatore, che aumenterà ancora di più la velocità alle ruote. Questo perché alle basse velocità sui camion serve tantissima coppia, quindi in realtà non è il moltiplicatore che dà la possibilità di avere 8 marce in più, 6 marce in più, poi a seconda del camion, ma in realtà quello che cambia è tutto nelle marce basse, proprio perché qui abbiamo bisogno di tanta coppia e sin da subito. Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro, forse sono un po' al buio, ma meglio di questo non sono riuscito a fare. Comunque, se avete delle domande da farmi, fatemele tranquillamente nei commenti. Se vi piace questo video lasciate un like, se vi piace il mio canale iscrivetevi, ne sarò felicissimo. Se vi va seguitemi anche sui social, sia su Facebook che su Instagram. Bene, per tutto il resto ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ciao ciao!